Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti a questo nuovo format settimanale, questo nuovo calendario, o meglio settimanale dei live che si fanno in tre, visto che non vi bastavano mai, visto che volevate sempre di più, quando chiudavamo avete sempre domande da fare, mi dite ma come mai non mi hai risposto, ma ti avevo chiesto questo, ti avevo chiesto quello. Ecco, adesso ci proviamo aggiungendo un appuntamento settimanale. D'ora in avanti, mi raccomando, lunedì, mercoledì e venerdì, lunedì e venerdì alle 18 e udite udite mercoledì alle 21, così siete ancora più gasati. Mi avevate chiesto di farne uno un po' più tardi per la possibilità, insomma, anche a chi magari lavora fino a dopo le 18 e non riesce a seguirmi, di farlo in orario serale. E io ovviamente vi accontento sempre più che volentieri, perché ci tengo a rendere i miei contenuti il più fruibile possibile da tutti quanti voi. Quindi vedo qualcuno già che mi chiede: ma si è sfasato il calendario? Si è spostato il calendario? No, perché d'ora in poi, ve l'ho detto, lunedì, mercoledì e venerdì è il nuovo calendario dei live. Mi raccomando, non perdeteveli. Mercoledì alle 21 c'è la Champions. E in effetti è vero, io non seguo il calcio, sono completamente acalcistico, però potrei valutare per quella volta lì, insomma, di farlo sempre alle 18. Vediamo. E comunque siamo qua come al solito per osservare i grafici e oggi ho messo dump in diretta come hashtag, perché di solito quando scrivo pump in diretta non succede mai e allora magari porta fortuna scrivere dump in diretta, chi lo sa. Tuttavia è interessante il discorso del grafico attuale di Bitcoin, perché ci troviamo in una possibile lateralizzazione tra due livelli di ranging che, insomma, sono lì lì per essere, cioè vengono zuccati una volta uno, una volta l'altro, ed è interessante vedere la dinamica del prezzo proprio nel loro intorno. Quindi oggi ci concentreremo su questo, però soprattutto ci concentreremo sulle vostre domande. Mi raccomando, vi voglio belli partecipi perché si farmano shitcoin a fare domande. Allora, iniziamo subito. Io nel frattempo mi sono preparato anche alcuni argomenti di cui discutere, che però li metto li distribuisco un po', non ve li butto lì subito. Allora, amici, comincio subito a leggere le vostre domande. Partiamo dall'alto. Ciao Luca, buonasera a tutti. Buonasera, ciao a tutti. Oggi mega dump per inaugurare le live del lunedì. No, dai, speriamo di no. Scherzi a parte, anche perché io sto osservando questo range che vedete qua dietro, che tra poco andiamo a vedere meglio tutti insieme. Adesso, oggi ho deciso di cappare le durate del live a un'ora. Vorrei farle tra 50 minuti e un'ora. Quindi adesso vediamo come strutturarle, se fare un'analisi dei grafici più lunga, più estensiva oppure no. Vediamo un po', insomma, vediamo come va il flow delle vostre domande. Buonasera, ciao a tutti, grande Luca, buonasera, buonasera a tutti, ciao a tutti, buonasera. Mi dici che pregi difetti amo nero rispetto a BTC e viceversa? Grazie, sei un grandissimo. Allora, ti dico la verità, Monero e BTC sono due cose estremamente diverse, estremamente, perché Monero è la privacy coin per eccellenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che è concentrata sul fatto di rendere non tracciabili e non visibili il mittente, il destinatario e l'ammontare transato, ovviamente. Questo allo scopo appunto di massimizzare la privacy, cosa che, come saprai, Bitcoin non fa. Bitcoin è completamente trasparente, Bitcoin rende visibile sulla blockchain a tutti quanti. Ovviamente non il tuo nome e cognome, ma il tuo address, il ricevente, l'ammontare spostato, tutte le transazioni, insomma, sono trasparenti e tracciabili. Al contrario, Monero oscura tutto e per questo si definisce appunto privacy coin. Dal punto di vista del valore, bisogna tenere in considerazione alcune cose un po' scottanti sulle privacy coin. La prima è quella che sono mal viste dai regolamentatori, perché? Per ovvi motivi, insomma, prima si tendeva a associare
associare terrorismo, black markets, cose del genere a Bitcoin. Adesso si sta un po' maturando fortunatamente sotto questo aspetto, però per ovvi motivi le privacy coin hanno quel ruolo lì. Perché uno dovrebbe acquistare e detenere privacy coins? Ok, magari è un fanatico della privacy e tutto quanto, però ovviamente c'è chi tende sempre a pensare male e quindi a vedere male l'asset in sé delle privacy coins. Di conseguenza, insomma, io ho paura che hanno come destino quello di essere un po' progressivamente escluse dagli exchange, al pari passo del crescere delle regolamentazioni e del maturare delle regolamentazioni. E questo è un po' il motivo per cui io personalmente non me la sento di investirci e, insomma, la vedo come una cosa che è molto molto a rischio. Quindi 100 volte meglio Bitcoin, secondo me, delle privacy coins. Questa è un po' la mia visione sintetizzata. Grazie della domanda, però, perché è interessante e molto curiosa. Buonasera Luca, ciao Luca, ciao a tutti. Ciao Luca, buonasera a tutti, un saluto a tutti. Grazie Luca per la nuova programmazione, mi piace più corta e più sv. Cos'è successo? Hai preso la scala, hai più distribuito, ok. No, sono contento, guarda, così è, cerca di rendere un po' più godibili i miei contenuti a tutti quanti. Vediamo, è un esperimento, perché adesso novembre, mese un po' di lockdown, vi tengo un po' compagnia, insomma, visto che non è che ci siano tante cose da fare, poi vediamo, vedo come reagite e decido se progredire oppure se ritornare al vecchio format. Ci mettiamo poco, volendo. Il lunedì appena migliorato, questo sì che è un bel messaggio da leggere, grazie. Scam in diretta sarebbe peggio, effettivamente sì, ma no, poi Bitcoin, dai, non si può scammare. Buonasera a tutti, pump in diretta, speriamo. Ciao Luca, conosci UTrust? L'ho sentita nominare per lo più da esperti americani che la definivano la PayPal delle cripto. Ora sto approfondendo e valutando se ordinare la carta, ma non sono del tutto convinto, anche perché ormai le carte con le quali puoi spendere le cripto ce ne sono parecchie. Puoi dirmi cosa ne pensi? Potresti fare una live con la CEO, che non è male, parla italiano. Sì, vabbè, oh, ragazzi, però un po' di professionalità, noi le persone le invitiamo perché sono brave, competenti e sono sul pezzo, sono, insomma, rappresentano un'azienda, non per l'aspetto fisico, mi raccomando. No, scherzi a parte, non conosco minimamente UTrust e ci sto guardando esattamente in questo istante. Vediamo cos'è. Dunque, c'è il token, ecco, già questa cosa mi comincia a piacere meno. Una cosa che ha il suo token così sbattuto sulla faccia. Non lo so. Vedo che c'è tanta carne al fuoco, tantissima, anzi, mamma mia. Credo che non sarei in grado di darti una risposta così su due piedi, però, me lo potrei tranquillamente segnare tra le cose da guardare. UTrust. Guarda, ti ringrazio, me lo segno, me lo scrivo. UTK, che è il suo token, così me lo guardo un attimino. Partita in sottofondo, si ascolta Luca. Ragazzi, ma io sono veramente talmente nerd che il calcio non lo seguo, quindi non so, c'era una partita anche oggi, scommetto di sì, e ovviamente io azzecco sempre i momenti. No, forse parli di mercoledì, dai, mercoledì. Ciao Luke, Fulcrum Trade lo conosci? No, non lo conosco affatto, purtroppo no. Che cos'è? Magari dai, dimmi, dammi uno spunto. Vorrei tanto dei video che spieghi in modo più semplice, dove spieghi che cos'è il costruttore. Dai, ma qui mi state trollando. Il costruttore di bottoni è diventato ormai una frase meme. Basta, non trollatemi. Il costrutto di bottom, qualcuno lo chiama costruttore di bottoni, forse perché per qualche misunderstanding, insomma, tra italiano e inglese. Parlerei un po' del gold. Allora, il gold, in effetti, anche quello è interessante perché, visti i risultati delle elezioni, vista un po' la situazione oggi dei mercati che hanno aperto in maniera abbastanza spinta, il gold ovviamente va in direzione opposta. Ha fatto un falso breakout, tra l'altro pazzesco, e guardate oggi che cosa ha combinato. Incredibile, è una roba che è da Bitcoin, da altcoin anzi, oserei dire. Ha fatto il falso breakout, vi ricordate che stavamo osservando questo livello qua, 1930 circa,
come zona di top di questo range, no? Era uno dei classici schemi a blocchi dei sanguinamenti lenti, che dove c'è il pump e poi un po' di un po' di ritracciamento fatto a blocchi, insomma, per capirci, dove un blocco è una sorta di range che dura un po' e poi viene rotto a ribasso, e in sostanza questo termina quando un block viene reclaimed, da lì rock, e in sostanza quello è un segnale di ripresa. E qua abbiamo avuto un bel falso segnale di ripresa, guardatelo che bello, pam e via, pam, subito assorbito il giorno dopo. Ma perché, se non erro, oggi iniziano ad esserci un po' di notizie bullish su possibili vaccini, mi pare della Pfizer, se non ricordo male, avevo letto qualcosina, che ha iniziato, cioè ha iniziato a dire che il loro vaccino potrebbe essere pronto tra non molto tempo, perché nei test sta mostrando un'efficacia superiore al 90% sui ceppi, insomma, più diffusi di Covid. Quindi questo ha un po' gasato i mercati. Poi non so se anche la notizia dell'elezione di Biden alla fine è diventata una notizia bullish, che fino a poco fa per tutti era bearish, non so come mai. E insomma, tutto questo cocktail ha portato, non so se avete visto le aperture dei mercati di oggi, a far spingere veramente tanto tutti i mercati europei e anche quello americano, perché lo Standard & Poor's ha aperto, adesso ha ritracciato un pelino, però in apertura ha rotto i massimi, se vedete anche sul settimanale, insomma ha fatto un all time high in piena regola, e questo potrebbe essere un costruttore di bottoni locale, no, un costrutto di bottom locale, cioè una sorta di W, ok, che poi è stata rotta a rialzo. E lo stesso vale per il mercato italiano, che ha fatto un più 5% pazzesco, che anche lui, guardate che strano andamento, se ci fate caso. Vabbè, c'era il dump di marzo, poi un po' di recupero, poi siamo finiti a fare questo range qua, poi un falso breakdown i giorni scorsi, che c'era stato un po' un inciampo di tutti i mercati, e poi una ripresa pazzesca che ha reclaimed l'intervallo, questo range qua, e adesso addirittura rischia di fare un higher high rispetto, vedete, a questo top qua, a questa zona di range. Insomma, i mercati sono veramente veramente carichi, ma non solo quello italiano, perché se guardate anche quello tedesco è veramente carico, quello francese è carico più che mai, insomma è una tendenza un po' diffusa sui mercati a spingere, oggi sta veramente spingendo tutto quanto. L'oro è un po' in controtendenza rispetto a tutto ciò, quindi ha avuto un dump parecchio forte, perché mi pare meno 5%, che è una cosa che sull'oro, insomma, non si vede proprio tutti i giorni. Bitcoin cosa fa? Bitcoin se ne sta fregando abbastanza, perché ultimamente si sta decorrelando ancora più del solito rispetto all'oro e rispetto all'azionario. Ha il suo andamento, finalmente, oserei dire, stiamo un po' sdoganando tutte queste tentate correlazioni con altri asset, e questo a me piace, sinceramente. Allora, Luca, una domanda su Land: per acquistarli servono SEND, se sì quanti? Il prezzo è fisso, c'è un'asta? Grazie mille, ti rispondo subito. Allora, aspetta che vado a cercare l'articolo Land Presale, aspetta che me l'ero salvato, perché se riesco magari una partecipazioncina ce la faccio anch'io. Allora, guarda, te lo giro immediatamente, poi vi lascio anche il link qui nella chat. Allora, guardate bene, questo è l'articolo sul blog di Medium di The Sandbox, dove parlano della pre-sale, e eccolo qua, qua ci sono i prezzi, ok? Quindi Land costo 910 SEND, la Land Premium 2100 SEND, e poi ci sono gli Estates S, M, L e XL, che sono, vedete, 3x3, poi questo da 36, che quindi significa 6x6, e così via, e il prezzo ovviamente è esponenzialmente crescente. Sapete che un estate è un quadratone che contiene tante land, per esempio appunto questo è da 3x3, 3x3 con tutte divise a scacchiera, dove si può creare ovviamente più cose. E niente, questi sono i prezzi, vi giro il link all'articolo stesso, abbiate un attimino di pazienza che
faccio un po' di giri di finestre, tac, eccovelo qua, per chi lo volesse vedere. Ok, allora, continuiamo con le vostre domandine. Cosa si può fare con queste preziosissime, dici bene, shitcoin? Ci puoi fare qualsiasi cosa, cioè no, in realtà per ora puoi solo fare il redeem una volta che ne hai 1000 a 0,006 BTC. Però ho in programma un po' di cose, dai, per renderle di più utility come shitcoin. Ciao grandissimo Luca, Cake DeFi, scam o progetto interessante? Allora, non me la sento di dire scam, perché è una parola troppo forte, però progetto interessante non mi sento di dire neanche quello. Ti dico quello che penso, di DeFi ha solo il nome, perché di fatto è una piattaforma CeFi, ok? Poi a me non è che dica granché e non è che ci siano dietro, non lo so, non mi convince al 100% e dico la verità, io non la utilizzerei. A proposito di CeFi, io vi condivido una notizia che in realtà ho sbagliato finestra. Io tengo aperte sempre due finestre e una è quella che mostro a voi, una è quella che guardo io. Allora aspettate che adesso ve le condivido sull'altra, tac e tac, sono due articoli che uno è datato fine ottobre, uno è datato oggi, che parlano della piattaforma Cred, non so se la conoscevate, è una piattaforma CeFi. Questo per rimanere in tema, CeFi, e attenzione, perché la CeFi non è al 100% sicura, anche quando una piattaforma sembra che abbia tutte le carte in regola, perché comunque Cred non era una di quelle strane che hanno la licenza in Estonia, la sede a Cipro e l'altra sede alle Isole Vergini Britanniche. Era una piattaforma che aveva la sede, mi pare, in US o UK addirittura, ed era regolamentata, licenziata e tutto quanto. Correggetemi se sto dicendo cavolate, però era una di quelle piattaforme che aveva un po' le carte in regola. Tuttavia è accaduto che a fine ottobre hanno rilevato apparentemente delle attività fraudolente che hanno portato a perdite di fondi. Non si è capito mai bene che cosa, ma già puzzava un po' la situazione. Era arrivata questa mail a tutti quanti e insomma dicevano tra un paio di settimane vi diamo un update, vediamo un po' che cosa succede, eccetera eccetera eccetera. Oggi, mi pare oggi o forse ieri, no, 8 novembre, ieri, è arrivata la notizia della bancarotta, che Cred ha fatto richiesta al Tribunale del Delaware di bancarotta, perché dicono che appunto questo problema, questa perdita di fondi gli è costata tra 50 e 100 milioni, no scusate, tra 100 e 500 milioni, che erano i suoi debiti, e hanno perso molti fondi tra quelli che c'erano sulla piattaforma. Insomma, non c'è stata tantissima trasparenza, ma il fatto è che l'attività è fallita e quindi chi aveva dei fondi depositati su Cred non li vede più, o meglio, può essere che non li veda più, non è bassa la probabilità. In teoria, secondo adesso le pratiche di bancarotta, dovrebbero cercare di tirare fuori qualcosa da ridistribuire agli utenti, però io non ci conterei più di tanto. Questo per dire che cosa? Per dire che, allora, uno, non dare mai per scontata la certezza in niente, cioè anche se la piattaforma ci sembra la più sicura, la più bella, la più garantita, eccetera, 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 non bisogna dare per certo, dire 100% sicuro, perché è un termine che non esiste, ok? Seconda cosa, bisogna sempre fare la propria due diligence vedendo chi c'è dietro, che investitori ci sono e cercare un po' di fare più analisi possibili sulle piattaforme sulle quali si detiene i propri soldi. Perché? Perché, ok, magari la facciata è bella, però dietro non si sa bene che meccanismi ci sono, la sicurezza, non si sa come vengono gestiti i fondi e così via. E la terza cosa che, insomma, Cred e Uphold, non so se qualcuno di voi lo utilizza, sono legati perché avevano la dirigenza in comune, poi in realtà il direttore di Uphold si è spostato a Cred, uno di quelli si sono scissi, Cred e Uphold avevano un rapporto di aziende collaboratrici, quindi non erano più la stessa. Però ecco, io mi sento di dire di evitare di usare Uphold in questo periodo. Magari io lo utilizzo per forza di cose con le Brave Rewards, però non lo utilizzo per altro e credo che non sia il momento di farlo. Non sto dicendo che scammerà Uphold, però
Io credo che quando si può prevenire qualcosa, anche se c'è quell'1% di possibilità, è meglio farlo, visto che ci sono tante altre alternative. E l'ultima cosa, ovviamente, sempre diversificare anche lato CeFi. Bisogna trovare piattaforme affidabili e diversificare il proprio capitale su di esse, quindi mai buttare tutto su una, perché non si sa mai, anche quella che sembra la più sicura in assoluto potrebbe poi rivelare qualche problema e poi ce ne vanno di mezzo, ahimè, i nostri soldi. Niente, volevo condividervi questa notizia perché è importante, visto che spesso parliamo di CeFi. Vorrei iniziare a tradare, ma non saprei da dove iniziare, anche se sono iscritto a tutti, FTX, TradingView e Binance. Non vorrei usare leva, mi spaventa, e vorrei usare piccole cifre. Allora, se vuoi iniziare a fare trading, io ti dico la verità, parti con innanzitutto un capitale ridotto, senza esporti troppo, non temere la leva, non demonizzarla. Ho fatto qualche video in passato dove cerco di spiegare che cosa significa usare la leva con consapevolezza. Magari vacci a dare un occhio, e mi sento di consigliarti la mia serie di video Trading Consapevole, che trovi in maniera gratuita qua su YouTube. E quello è un buon inizio, secondo me, appunto, per approcciare al mondo del trading. L'importante è fare propri i concetti di money management, risk management e tutto ciò che è suo satellite. Sono le cose più importanti. E poi da lì ti costruisci una strategia e nel tempo vai a incrementare il capitale. Però, ripeto, è spiegato tutto nel dettaglio, anche come partire, insomma, come fare esperienza, come creare una strategia, nella serie di video Trading Consapevole gratuita sul mio canale YouTube. Stanno uscendo sempre più progetti legati agli NFT. Che cosa ne pensi? Penso che sia un bel trend interessante che potrebbe avere il suo spazio e vale la pena seguirlo. Magari più avanti riprenderemo il tema con qualche nuova piattaforma, con qualche notizia, insomma, ne parleremo, però, perché ne vale la pena. Vedendo il grafico BTC sembra che l'EMA 9 stia facendo proprio da supporto dinamico. Sto dicendo una cavolata? Guarda, sai che ci stavo pensando anch'io qualche giorno fa, perché effettivamente è pazzesco come ci stia, cioè stia facendo veramente la carezza. È questa qui bianca sul giornaliero, e se si guardano le chiusure delle candele effettivamente è pazzesco. Ti dico, è una casualità e non mi sento di dire la EMA 9 è la chiave del successo in Bitcoin. È una casualità e come tale va trattata, però è curioso che effettivamente è così. Domanda su Sandbox: tu che eri riuscito a giudicarti una land, hai qualche consiglio su come fare per riuscire ad aggiudicarsi una land prima del sold out? Guarda, fortuna, bisogna essere lì sul pezzissimo e cercare di aggiudicarsela subito. Forse, guarda, ti dico la verità, secondo me stavolta è più facile perché ci sono più land a disposizione e l'acquisto è in sand, quindi io mi aspetto che sia più facile stavolta. Il prezzo è leggermente più alto delle altre pre-sale, che quella a cui ho partecipato io è stata brasata via in meno di 2 minuti, era una roba pazzesca. Poi tra l'altro crashava in continuazione, e magari, ecco, con lo smart contract utilizzare magari un pelino in più di gas price per essere sicuri di far passare la transazione per primi. Buonasera a tutti, grande, buonasera anche a te. Sand penso sia più gaming che investimenti, ma è un po' entrambe le cose, è un bel connubio. Comunque oggi giornata strana, perché è stato annunciato un vaccino per l'elezione di Biden. Dici che si è invertito il trend per le cripto in generale e anche l'oro, o è solo una reazione di breve? Guarda, il trend per le cripto non si è minimamente invertito, non è mai stato così bullish. Per l'oro c'è stato un flash dump, ma anche lì parlare di inversione di trend è prematuro, perché comunque il trend è abbastanza carico rialzista, quindi è prematuro dire qualsiasi cosa. Poi sapete che nelle giornate di news succedono scossoni, poi spesso e volentieri vengono assorbiti, vengono recuperati, insomma c'è da vedere il follow up del mercato nei prossimi giorni. Adesso è presto. Ciao Luca, 6 mesi di abbonamento e di spunti interessanti, ti avevo mandato una mail, ma sai che forse ti ho risposto oggi? Se prova a guardare, secondo me ti ho risposto oggi.
Se sei tu, sì, secondo me sei tu. Intanto ti ringrazio per i 6 mesi di abbonamento e per le belle parole, perché è sempre un piacere vedere che innanzitutto apprezzate il mio lavoro e quello che faccio, cerco di fare quotidianamente, e in seconda battuta quello che cercate di fare voi per me nel piccolo, ogni piccolo fa, perché l'abbonamento al canale, l'utilizzare il referral link, sono tutte piccole cose che sono contributi poi tangibili al mio lavoro, alla mia community, per la quale io cerco sempre di dare il massimo. Quindi grazie a chi lo fa, e ricordo, già che ci siamo, che vi potete abbonare al mio canale gratuitamente se avete Amazon Prime tramite Twitch Prime, però lo dovete rinnovare ogni mese perché non si autorinnova, e grazie di cuore a chi lo fa. Continuiamo. Ciao Luca e buonasera a tutti, avresti qualche dritta sui livelli per lo short intraday di BTC? Cacchio, ti piace il rischio, lo short intraday in questa situazione, mamma mia, mamma mia. Poi magari ci guardiamo, dai, tra 5 minuti buttiamo un occhio sul grafico di BTC, a 30 minuti facciamo un occhio sul grafico e poi torniamo alle domande. Ho letto diversi articoli che ipotizzano Atom come un'alternativa a Ether, cosa ne pensi? Penso che ha un pelino eccessivo, ecco, nel senso, Atom è ottimo soprattutto per il tema dell'interoperabilità tra blockchain. Ci sono tantissime blockchain che sfruttano il suo framework, ne dico una, la Binance Chain, giusto per dire un qualcosa da poco. È ottima come framework e tutto quanto, però dire che è un nuovo Ether, oddio, in parallelo potrebbe funzionare, però per ora lo scopo di Atom e delle chain che utilizzano l'interoperabilità è proprio cercare di legare le loro blockchain con Ether, che è un tassello immancabile per il momento per qualsiasi ecosistema di dApps, ecco, quindi direi quello. In attesa del V2 di TokenSats, il tuo rimane sempre acquistabile? Sì, ma vi sconsiglio di farlo perché non è più gestito, ok? Quindi non fatelo, anche perché ogni rebalance costa parecchio, entrare uscire magari costa tanto, non conviene, insomma, non vi consiglio di farlo. Sto cercando alternative al momento per gestire meglio questo comparto, insomma, dell'automazione del trading, seguendo magari mie strategie, anche che non sia TokenSats, anche perché mi aspettavo un po' delle tempistiche un po' più rapide. Quando si ferma Bitcoin? Mo, è fermo e sta lateralizzando. È questo il tuo momento. Questa lateralizzazione sa di pump o di dump? Non si può sapere ancora. Guarda, pistola alla tempia, ti dico pump perché il trend è potentissimo ed è rialzista. Però mai dire mai, adesso tra poco ci guardiamo, 3 minuti e ci guardiamo. Sei la gioia del lunedì, mamma mia che parole veramente sbilanciate. Completamente dimenticato della live di oggi, santi i tuoi reminder su Telegram, scillo ovunque, dappertutto scillo. Tra l'altro oggi mi sono messo a fare anche delle stories su YouTube per ricordarvelo. Ciao Luca, conosci CryptoFace e il suo Market Cipher? Se non lo conosci, dagli un'occhiata, mi piacerebbe una tua opinione. Non lo conosco, ti dico la verità, però ce la do, promesso. Quali sono pregi e difetti di Kraken? Allora, pregi tantissimi, perché ad esempio è un exchange regolamentato, ha addirittura una licenza bancaria, se non erro, è sicuro, insomma ha tutte le caratteristiche per essere un buon exchange. Il contro è che le possibilità sono limitate, mi pare che non ci sia ad esempio troppi strumenti derivati né margin trading particolare, e sul mercato in euro, se non erro, non ha tantissima liquidità. Ecco, e quindi c'è di meglio forse, non lo so. Poi io non sono mai stato un grande utilizzatore di Kraken, però non lo so, dico, quanto ne sapevo c'era un pelino di spread sui mercati in euro, c'era un po' di meglio, e le fee, se non erro, sono 0,3 qualcosa per cento, quindi forse anche lato fee c'è un po' di meglio. A proposito, guardate, vi faccio vedere una piattaforma, questa, tuned.com mi pare che sia, eccola, per il trading automatico stavamo parlando. Io mi stavo guardando intorno, in realtà stavo guardando su Twitter, stavo scrollando Twitter e ho visto che FTX ha shillato un po' questa piattaforma. Allora ho detto, ma che cos'è? Guardo, è una piattaforma di trading automatico che che prende anche PineScript, allora addirittura nella programmazione, e mi sembra carina, permette di fare copy trading, di mettere a disposizione algoritmi e così via, quindi
Potrebbe essere un'alternativa quantomeno temporanea a Token Sets. È un peccato perché mi piaceva Token Sets e la sua filosofia, però non lo so, vediamo. Se la conoscete, datemi un feedback magari su questa piattaforma, o suggeritemene una che può fare quel lavoro lì. Ciao Luca, speriamo che la nuova programmazione vada alla grande. Nel frattempo si rinnova l'abbonamento, ma grazie mille, sei il numero uno, grande. Dopo grafico XMR, già che si è parlato di privacy coin, ma sì, dai, buttiamoci anche un occhio. Hai un referral per Huobi? No, purtroppo no, mi dispiace, non l'ho mai usato. Ciao Luca, è la mia prima live e avevo una domanda sul liquid swap di Binance. Benvenuto innanzitutto alla tua prima live e spero che ti troverai bene. Premetto che ho seguito il tuo video, è stato tutto chiarissimo, tuttavia non capisco perché il mio unrealized PNL nella coppia EURBoost oggi ha subito un calo drastico. Ho praticamente perso quasi tutto il guadagno accumulato negli ultimi giorni. Infine ti volevo chiedere se gli interessi maturati vanno in compounding o no. Allora, gli interessi maturati sì, vanno in compounding. Per quanto riguarda la PNL, potrebbe essere, fammi controllare, che ecco, probabilmente è per l'andamento di euro-dollaro, visto che comunque tu avevi EURBoost, giusto? Sì, c'è da tenere conto un po' di impermanent loss su EURBoost, perché vedi che nei giorni scorsi, cioè da qualche giorno a oggi, abbiamo avuto un 2% su euro-dollaro. Quindi questo, attenzione, quando si va a partecipare alla liquidità in un pool di due coin di valore diverso, c'è la possibilità di incorrere appunto in impermanent loss. E lo stesso se è da ieri a oggi, perché da ieri a oggi c'è stato uno 0,6% di calo. Quindi parlando comunque di un PNL che giorno dopo giorno è basso, perché comunque cos'è? Un APY di cos'era? Il 30%, 20%, 30% giù di lì, ovviamente un impermanent loss anche di poco può impattare sull'immediato, e poi ovviamente bisogna contare il lungo periodo per vedere qual è l'effettivo guadagno o perdita di partecipare a quel pool. Tuttavia il rischio di partecipare con euro e boost, ad esempio, che sono due coin il cui valore può cambiare, è quello, l'impermanent loss che si aggiunge agli altri, ovvero il rischio di liquidità e così via. Penso che anche a te questo token possa interessare, DHT. Che cos'è? Non ne ho idea, non conosco. Ti seguo dall'ufficio oggi, ti ricordo che siamo in attesa del video sui tuoi investimenti non cripto, hai ragione. E io sono stato pigro perché non l'ho ancora fatto, hai ragione. Sera a tutti ragazzi, ma buonasera anche a te. Domanda da newbie, perché su Binance il trailing stop è disponibile solo sui futures e non sullo spot? Guarda, mi fai una domanda da $1,000,000. Tra l'altro proprio oggi, anzi 2 ore fa addirittura, ho fatto un video su una strategia di trading un po' diversa, basata appunto sul trailing stop, ovvero la possibilità di cavalcare un pump, ok, in maniera preventiva oppure proprio aggressivissima, con stop buy più trailing stop, proprio nel momento in cui il pump scatta. E purtroppo è vero, sullo spot su Binance non si può, infatti io ho scelto un altro exchange per chi vuole farlo sullo spot, magari direttamente da euro, che poi vedrete. Ma purtroppo Binance è molto limitato dal punto di vista della complessità degli ordini, e la cosa a me spiace, è l'unico difetto di Binance purtroppo. Fulcrum is a powerful DeFi platform for tokenized lending and margin trading, dal loro sito. Fulcrum, non la conosco, guarda, me la guarderò. Ora che so che non guardi il calcio, sono ancora più tuo fan, ma guarda, poi io non ho niente contro chi lo guarda, ci sta, però non mi ha mai interessato particolarmente, insomma, da bravo nerd, non lo so, boh. Va bene, grazie per avermi ignorato. No, dai. Ciao Luca, hai mai messo gli occhi su EVT Energy Web Token? Mi sembra interessante come progetto in ottica futura. No, non ci ho mai guardato, ma mi sa molto di 2017-2018 quei token legati all'energia. Non lo so, ci devo guardare. Ci guarderò. Dicono fine dicembre per il vaccino, sì. Ciao Luke, puoi illustrarci la nuova funzione di Binance con le opzioni e soprattutto cosa sono le opzioni e come funzionano? Allora, guarda, è una domanda interessante, mi fa piacere che siate interessati appunto alle opzioni, ma momento autopromozionale, aspettate che vado a prendere
il mio canale Patatrack, ve lo condivido subito. Perché? Perché ve lo spiego subito, c'è una playlist dedicata alle opzioni. Allora, se voi andate proprio sul mio canale, cioè cliccate sul mio canale, vi trovate la home page, che è questa. In sostanza ci sono alcune playlist che vi consiglio di guardare, soprattutto se siete nuovi arrivati, volete imparare il trading, c'è questa, trading consapevole, cioè questa solo, non tutto, sì vabbè, ciao, avete capito? Poi abbiamo questi sono video un po' vecchiotti, non so se suggerirli ancora oppure no, però soprattutto sono sull'analisi tecnica e su alcuni concetti di basissima, ok? Sono di 3 anni fa, quindi non mi insultate per la qualità del video. E poi guardate qua sotto, trading di opzioni su Bitcoin, corso completo, ho voluto farlo pomposo, sono 4 noiosissimi video da mezz'ora l'uno, che però vi assicuro, se volete imparare le opzioni, sono ottimi, penso, cioè li ho fatti io, quindi per forza, no? Scherzi a parte, davvero, sono completamente gratuiti, è un piccolo corso di opzioni per capirne le basi e poi da lì magari potremmo andare oltre e cercare di approfondire aspetti che magari non capite. Però vi chiedo, se vi interessano le opzioni, vi consiglio di guardarli. Poi ho usato Deribit come exchange esemplificato, perché adesso è l'exchange con le maiuscole per le opzioni. Adesso vediamo se Binance gli mangia via il mercato oppure no. In ogni caso, ho visto che funzionano allo stesso modo e la cosa mi piace. In ogni caso, ve lo lascio lì. Allora, continuiamo con le ultime domande, poi giriamo a 35, sto già sforando, mannaggia. No, giriamo sul grafico, ve l'ho promesso. Allora, facciamo un 10 minuti di grafici e poi ritorniamo alle domande. Proviamo a fare un live turbo. Allora, visto che abbiamo la possibilità comunque di vederci più spesso, ci sono meno cose da dire. Che dire? Guardate, allora, il grafico di Bitcoin si configura in maniera abbastanza semplice, perché eravamo rimasti sul breakout da 14K, ok? Questa famosa resistenza che è il top dello scorso movimento rialzista, da lì origina. E quindi qua 14K e dintorni che vuol dire questa piccola punta qui, ogni tanto me lo fa bene, ogni tanto no, vabbè. Questa piccola punta qui, che è il top della liquidità prima del breakout, parlo dei 14.150, e qua sotto 13.800. Sono i due estremi che delimitano l'area che è un po' un pool di liquidità attualmente in domanda. Non so perché è rosso, infatti, facciamolo verdone. Salviamo. Poi, andando avanti, che cosa abbiamo? Abbiamo una candelona violentissima verde con i volumi ai massimi del periodo, che è stata la candela di breakout, che si è fermata a 15.600 la chiusura, ok? In realtà il top è stato 15.800, ma la chiusura è stata lì. È seguita una candelina insulsa di poco valore, se non che ha fatto un higher high arrivando a 16.000. Li ha toccati? No, 15.979, e poi ha chiuso in maniera inesistente, è tutta shadows, è una piccola candelina così di lateralità, anche perché è pazzesco, i volumi sono alti come la candela del giorno prima, però fa capire che c'è bagarre, insomma, tra buyers e sellers, che alla fine hanno chiuso in patta, diciamo, perché higher high soppresso, poi la domanda ha riportato su, alla fine ha chiuso esattamente a 15.600. Giorno 3, dopo il breakout, c'è stato un follow up di offerta, l'altro ieri, un piccolo dump che ha configurato un piccolo range all'interno di questo post breakout, ok? Come l'ha configurato? Allora, ha dumpato fino ad arrivare a 14.360, che è il minimo toccato, non è arrivato alla zona di liquidità in domanda, quindi quello è il punto 1 da tenere in considerazione, e poi ha chiuso con un po' di shadow, quindi configurando un pool di domanda a tutti gli effetti tra la chiusura e il bottom della shadow. Il giorno dopo, cioè ieri, abbiamo avuto invece un assorbimento del dump, vedete, tac, siamo ritornati a toccare i 15.600, la chiusura famosa di queste candele qua, e anche un pelino sopra abbiamo pescato. Qui si è creato un pool di liquidità in offerta, che vedete è costituito da queste shadows, dalle quali appunto abbiamo pescato più volte.
Oggi, infine, abbiamo avuto un tentativo di pump per arrivare di nuovo lì, soppresso prima di fare l'higher high, siamo arrivati a 15.850, e poi ci ha portato a dumpare poco fa, è successo, fino a toccare i 14.843, quindi poco sopra al range low che abbiamo configurato per ora. In sostanza, adesso ci stiamo muovendo in lateralità qui dentro, tra i 14.835 e i 15.600, con ai due estremi un pool di liquidità in domanda sotto i 14.8 e un pool di liquidità in offerta sotto i 15.6. Quindi l'operatività ABC, proprio di base, è configurata in questa maniera: pescare da qui e uscire eventualmente qui a meno di trend follower, perché il macro è estremamente bullish, quindi il trend follower ci sta. Però attenzione, ovvero abbiamo detto all'inizio, questo dampino qui non è andato a prendere liquidità dal pool di domanda, e quindi se ci fosse intenzione da parte di grossi player di andare ad accumulare facendo saltare un po' di teste, ovvero un po' di stop loss, non è da escludere il fatto che andiamo a ripescare di nuovo sotto questi minimi e andiamo a prendere liquidità dall'area 14.000. ok, quindi personalmente come stop placement terrei un'area che è che dà un po' di respiro al mercato, quindi sotto sicuramente i 13.008, e magari utilizzando anche questo clusterino qua per andarsi a posizionare, quindi sotto i 13.004 magari qua potrebbe essere un buono stop loss. Come entry ci potrebbe essere tutta quest'area volendo, per una posizione appunto un po' più di ampio respiro, come la definivamo poco fa. Altrimenti chiaramente ci sono posizioni più aggressive, ovvero quella che punta a pescare dalla liquidità qua e a mettere lo stop loss, dipende, perché verrebbe da dire già di metterlo volendo qua sotto, però ripeto, allora a sto punto sotto i 13.8. Il profilo rischio rendimento non è proprio dei migliori, c'è da dire, perché se andiamo a pescare dal punto medio e mettiamo a 13.750 lo stop loss e il take profit nel pool di offerta, il rischio rendimento è 1.3, che vabbè, c'è di meglio. Però ripeto, questa è più una posizione da trend follower, perché è un peccato andarla a chiudere nel pool di offerta con un setup, con un bias, scusate, così bullish come quello che stiamo vedendo adesso. Insomma, è veramente uno spreco, secondo me, andare a fare take profit. Qualcuno parlava di short, insomma io reputo abbastanza folle andare a shortare in questa situazione, però che dire, l'entry level per uno short è speculare, quindi è il pool di offerta qua sopra, magari andare a caccia di qualche sweep nel caso in cui ci potesse essere, e il take profit, che in questo caso oserei dire è d'obbligo, è nel pool di domanda qua sotto. Tuttavia, ripeto, con un macro così bullish e una situazione in cui tutte le dip, tutti i dampini vengono assorbiti in tempo zero, shortare non lo so, non è proprio la cosa che farei. Poi io, che dire, magari uno è già mega esposto long, vuole fare qualche shortino così di copertura, beh, insomma, ognuno è responsabile per il suo operato. Quindi questo è Bitcoin. Qualora dovessimo andare avanti e continuare la lateralizzazione, magari qui dentro, rimangono ovviamente questo quanto detto come possibilità, ci si aggiunge quella di entry anticipatore con lo stop loss a sto punto fuori dal range, direbbe la teoria, quindi qua sotto, e con l'ipotesi appunto di accumulazione pre-breakout, e questa è un'altra ipotesi, che però non lo so, è quella forse che mi piace meno. Io preferirei vedere, vi dico la mia best proprio, preferirei vedere una bella pesca di liquidità da qua sotto e un assorbimento immediato del dump stesso, cioè un po' come una candela come questa, ma un po' più strong. E sarebbe l'ideale, perché insomma andremmo a spazzare via un po' di liquidità, ci caricheremmo un po' di long per chi ovviamente punta a pescare la liquidità da lì, e andremmo ad attaccare poi il pool di offerta con un esercito un po' più numeroso, diciamola in questo modo. E questo è quanto per BTC. Poi per le altcoins in realtà non c'è molto da dire, se non, se vi ricordate, ne abbiamo parlato riguardo Ethereum.
Ethereum, guardate, si sta configurando abbastanza bene, mi sta piacendo a dirla tutta, perché ha fatto, allora vi ricordate il discorso del supporto chiave qua, che è un precedente top, vedete, parliamo di febbraio, quindi questa è una zona importantissima che avevamo perso per finta, perché poi c'è stato questo candelone qui, che ha spinto verso di nuovo il reclaim del livello stesso, addirittura abbiamo fatto un higher high rispetto a questo questo rimbalzino pre-breakdown e poi ci siamo rimasti sopra per il momento. Allora, la teoria, cioè io ipotizzavo che qua si potesse formare un pool di liquidità, tuttavia non è stato così perché ci abbiamo chiuso dentro e non siamo ancora usciti. Un pool di liquidità si sarebbe potuto formare se avessimo pompato tipo fin qua e poi passavamo un po' di tempo qua sopra, e allora in tal caso pool di liquidità, entry e via. Al momento invece questo non è più tanto significativo perché ci stiamo navigando dentro, è più un attrattore, è più da vedere come un piccolo range locale, e allora la zona di entry forse più carina si configura proprio in questo clusterone qua, che va da 0.0276 a 0.0285, e lo stop loss ovviamente è sotto questa punta qui, abbastanza chiaro, è semplice, e l'entry, ripeto, qua dentro, che così è un retest di un supporto, punto A. Punto B è, se questo fosse un piccolo range, un falso breakdown dal range e poi un reclaim stesso, potrebbe essere un setup anche da range, però principalmente il retest di un livello chiave. Questo è Ethereum, insomma, è l'unica altcoin sulla quale ispira un possibile long, anche perché la dominance è ancora tutto fuorché bearish, ok? È discretamente bullish, quindi aspettare a tuffarsi ciecamente in altcoins. Monero, mi avevate chiesto, andiamoci a buttare un occhietto. Monero purtroppo non benissimo, perché ha fatto questo break che era bello, a dir la verità, da questo range qui, qua sotto. Vedete, break, tac, ha testato questa resistenza e l'ha fatto ripiombare nell'oblio, purtroppo. Poi ha perso, non ha avuto nessun tipo di reazione con questo high e adesso, vediamo, sembra voler rientrare di nuovo nel bottom, ma di sicuro non è un bel momento, perché non è riuscito nemmeno a fare il reclaim di questa zona di prezzo qua. Quindi quello è un forte segno di pressione ribassista tuttora in atto. Ethereum 2.0, un rapidissimo aggiornamento. Allora, aspettate un secondo che facciamo così, tac. Allora, Ethereum 2.0, lo staking che punto è? 49.377 Ether, non siamo neanche al 10%. Vediamo un po' come procederà, sarà curioso vedere se riusciremo a partire l'1 dicembre oppure no, vediamo. Torniamo a noi, torniamo su Bitcoin innanzitutto e torniamo a noi per le ultime domandozze. La promo di BlockFi non è scaduta ieri, sì, mea culpa, perché effettivamente sto continuando a postare, mi sono dimenticato di spegnere lo shill bot, ma no, non fateci caso. In realtà l'hanno prolungata per... aspetta, hanno prolungato qualcosina, però non è... sì, se cliccate sul link vedete che l'hanno prolungata cambiando qualcosina, cioè bene o male la struttura è la stessa, hanno aumentato un po' le soglie e hanno abbassato un po' il payout, però qualche piccola promo c'è lo stesso, però vabbè, meno interessante. Ciao a tutti, oggi in ritardo, ma non ti preoccupare, tanto adesso ci vediamo mille volte alla settimana. No, leva il dump in diretta che tanto non funziona come scaramanzia. Va bene, lo levo, vediamo cosa succede adesso. Attenzione, dump in diretta, lo cancelliamo, aspetta. Tac, tac, via. Vediamo un po', e salvo anche addirittura, occhio adesso, boom, sell off. Allora, dove siamo? Devo modificare la mia agenda in base alle live. Ma no, basta che te ne becchi una o due alla settimana, poi tanto c'è su YouTube, le riposto tutte, quindi. Ma secondo voi sarà mai possibile vedere Ether fare la strada di BTC? Eh beh, in che senso? Cioè, mi sembra che la stia facendo.
Ho letto di Cred fallita, ho pensato a te che ci inviti alla cautela, a guardare la solidità, eccetera. Sì, esatto, guarda, ne abbiamo giusto parlato poco fa. A volte è veramente difficile, capire perché tutto può succedere, anche la piattaforma che ci sembra più solida potrebbe fallire ed è, boh, bisogna tenere a mente anche quello, paradossalmente. E quindi diversificare, stare attenti e ovviamente cercare di scegliere quelle piattaforme che hanno le credenziali migliori, le credenziali migliori. Giocone di parole. Boom, prima live, ho visto tutte le altre in differita. Grande benvenuto. Cosa ne pensate del Token Sand vista la vendita del 12? Farà un bel pump? Guarda, personalmente il Token Sand non mi interessa più di tanto. Io come investimento nel progetto preferisco le land, lo vedo come una cosa un po' meno speculativa. Sand è estremamente speculativo. Una volta finita questa stagione di shitcoin si riavvia tutto di nuovo? Sì, assolutamente sì, con una modalità simile. Ciao Luca, i presenti Pokémon a voglia fanno il gioco su blockchain con gli NFT. Sembra interessante. Dai, dimmi la tua, pokefarm.io. Madonna, adesso mi trovate streamare su Twitch qua mentre gioco ai Pokémon, eh? Cioè, non datemi strane idee perché già mi vengono di mio. Se non erro, avevi promesso l'altro giorno una piattaforma oltre alla triade BlockFi Celsius Nexo. Esattamente sì, guarda, ve la porto se riesco la prossima settimana. Come spiegheresti in brevissimo cosa sono le azioni e cosa significa investire in borsa? Mamma mia, off topic. Guarda, te lo dico in neanche un minuto. Le azioni sono delle quote di partecipazione a un'azienda che decide di esporsi al mercato pubblico, quindi che permette a tutti di investire. A seconda della tipologia di azione, danno diritto a diversi benefit come far parte delle assemblee, il diritto di voto, insomma, vari diritti all'interno dell'azienda, diritto all'utile, al partecipare all'utile dell'azienda, quindi a ricevere un dividendo periodicamente qualora l'azienda lo preveda, oppure banalmente è una partecipazione alla capitalizzazione dell'azienda, quindi se sale tu guadagni avendo questa azione qua. E investire in borsa vuol dire cercare, investire, non speculare, cercare quelle aziende che secondo noi si potranno apprezzare nel tempo, potranno fatturare di più, creare più utile, avere meno debito, portare avanti progetti concreti e che da qui a 50 anni saranno ancora sulla cresta dell'onda e macineranno ancora utile. Noi, in quanto azionisti, partecipiamo al loro guadagno. In sostanza è questo. Continuiamo, perché non volevo andare troppo off topic. La SeFi non è sicura perché c'è di mezzo fattore umano. La DeFi non è sicura perché a meno che non conosci il codice ti devi fidare lo stesso. Alla fine gira e rigira, si va avanti a piccolissimi passi, ma proprio piccoli. Completamente d'accordo. Guarda, la SeFi, secondo me, se dovessi ancora scegliere, la prediligo alla DeFi perché effettivamente la DeFi è fatta da codice. Non sai chi ha programmato quello smart contract, non sai quanto è skillato nella programmazione, non sai chi ha fatto gli audit, quanto sono affidabili gli audit. Solidity di per sé non è che sia proprio un linguaggio di programmazione perfetto, quindi non lo so, ci sono un po' di difficoltà. La SeFi è vero, c'è il fattore umano, c'è il fattore che c'è qualcuno che la governa, la controlla, se quel qualcuno sbaglia oppure è malevolo, è un attore malevolo, ahimè, ci vanno di mezzo tutti, quindi anche lì bisogna fidarsi, fare le proprie ricerche per capire se ci si può fidare oppure no. Ethereum è molto lontano dal suo all-time high. Ti sembra una buona idea iniziare ad accumulare magari con un pack? Secondo me con la 2.0 avremo delle belle sorprese. Guarda, io l'ho fatto tempo fa e al momento mi espongo al 15% del mio portafoglio su Ether. Il mio consiglio, se qualcuno vuole investire in Ether, è ragionarci, ovviamente, se lo vuol far davvero oppure no, avere un orizzonte temporale che sia lungo, che non sia da adesso a quando esce il 2.0, perché queste meccaniche qui di dire io investo perché c'è quella notizia lì, lo sanno già tutti, quindi poi il risultato non è mai esattamente quello atteso. Investire in una coin ha senso se si proietta valore futuro su quella coin lì e se noi la vogliamo avere in portafoglio. La cosa importantissima da fare, da pensare, è quanto ne vogliamo avere, perché ovviamente non c'è solo ho una briciola o l'all-in, bisogna capire un po' come vogliamo strutturare il nostro portafoglio, in base a quanto rischio ci vogliamo addossare.
in base a cosa ne pensiamo della piattaforma stessa, quanto la conosciamo e così via. E il PAC è forse il modo migliore in assoluto per arrivare a quella percentuale di obiettivo lì. E poi appunto mese dopo mese, trimestre dopo trimestre o semestre dopo semestre, ogni tanto insomma si ribilancia il portafoglio e si cerca di mantenere un po' di continuità in quello che ci si era dato come obiettivo di investimento. Dove siamo? Ciao Luca, credi che Bitcoin inizi a stabilizzarsi con un bel trend orizzontale? Oddio, non saprei, adesso mi sembra abbastanza carico per parlare di trend orizzontale. Ciao Luca, volevo solo dirti grazie perché ho appena visto che proprio oggi mi hai risposto. Esatto, infatti ti avevo risposto, mi ricordavo bene. Ciao, mi puoi spiegare cosa influenza gli interessi di liquid swap di Binance? Il guadagno dei boost dipende dall'andamento euro-dollaro, bravo. Euro sale di più, ma quindi... Allora, in sostanza, il liquid swap dipende da varie cose l'andamento. Dalla liquidità che c'è a disposizione nei pool, quindi più c'è liquidità e più è basso il rendimento. Dal volume degli swap che vengono fatti nel pool, quindi più c'è volume e più è alto il rendimento, perché noi prendiamo le fees. E come dicevi giustamente, dal cambio euro-dollaro, più è volatile e più c'è rischio di quella che si chiama impermanent loss, ovvero una perdita temporanea che va a minare un po' il nostro guadagno. Quindi se c'è uno strappo, ad esempio euro pompa o euro dumpa, bisogna stare attenti perché va a minare il guadagno. Questo laddove si prende un pool, si partecipa a un pool con due coin che non sono la stessa cosa. Se fosse DAI Boost, che sono più o meno entrambe peggate al dollaro, già sarebbe diverso. Invece sempre parlando di SeFi, cosa ne pensi di Yodler? Guarda, penso che è un pelino meno sicura delle altre. Io l'avevo anche recensita e avevo detto che avevano un modello di rendimento, di cash flow un po' troppo speculativo per i miei gusti, e quindi ho scelto di non utilizzarla. Questo è quello che penso io. Dunque, Luca, cosa ne pensi dei nuovi regolamenti sul cashback delle carte di crypto.com? Guarda, ne volevo parlare in un video che farò tra poco, dove volevo recensire la carta, che è da una vita che vi dico che lo farei e non l'ho ancora fatto, e in più delle novità appunto su crypto.com. Ne parliamo magari nelle prossime settimane, entro il mese di novembre giuro che ve lo faccio. L'ultima volta sembravi molto scettico per una seconda bull run. Non è assolutamente vero. Il mercato cripto è così acerbo, come fai a non vedere i milioni di potenziali clienti che potrebbero entrare? Non è che ero scettico riguardo una bull run che la stiamo vivendo in questo istante, ero scettico riguardo a un altro 2017, nel senso di vedere dei 100 per, dei 10 per, soprattutto nelle altcoins. Cioè io penso che ci troviamo in un momento storico che forse è il migliore in assoluto per Bitcoin. Non fraintendete le mie parole, io non sono mai stato così bullish su Bitcoin dal punto di vista fondamentale. Io giuro, mi auguro che non ci sia un altro 2017 su Bitcoin, perché poi dobbiamo pagarne il prezzo con un bear market. Sappiate che anche se adesso è più maturo, se nel giro di un mese scatta $35,000, poi ne paghiamo le conseguenze con un altro bear market. Io sono estremamente bullish per le istituzioni, le regolamentazioni che si aggiornano, per come stanno andando le cose, però credo che le altcoins non vivranno un'altra bolla come quella del 2017, perché ormai il mercato è un po' maturato, mi auguro, e penso che comunque ci sia spazio per una crescita organica come si deve per l'intero mercato. Con questa perla io vi direi che vi saluto, così teniamo il live non troppo lungo. Vedo che avete una barcata di domande ancora come al solito, e vi direi allora siateci mercoledì. Adesso devo decidere se farlo alle 18 o alle 21 per via della Champions, che non vorrei che poi siamo io e altri due, perché ci sta, capisco che la Champions è bella da vedere, anche se io non seguo il calcio, quindi vediamo. Voi state sempre sul pezzo, seguitemi su Telegram dove posto tutti gli annunci, le cose da sapere, e seguitemi anche sugli altri canali, anche per farmi le domande, per qualsiasi cosa, insomma mi trovate sempre lì. Vi faccio un carissimo saluto e ci vediamo tra 2 giorni. Ciao a tutti!